Sold out. Eccoli i flaconi di vaccino mai inoculati che il dottor Stefano Soldani conservava facendoli scadere all'interno del suo studio medico, della sua casa privata. Non lo somministrava e quindi lo faceva scadere, conservandolo anche in maniera non appropriata. Una delle prove conclamate con cui i carabinieri del NAS hanno portato appunto all'arresto del medico di medicina generale con l'accusa di aver rilasciato falsi green pass in cambio di soldi, regalie e anche sesso. Quindi altri tipi di favori e in ultima analisi abbiamo registrato anche l'episodio di una richiesta di prestazione sessuale consenziente. E i numeri delle non vaccinazioni aumentano di ora in ora e potrebbero sfiorare oltre il migliaio. Essendo lui un medico vaccinatore, diciamo, tra i primi che ha abbracciato questo tipo di attività. E di conseguenza dobbiamo fare chiarezza se ci sono altre situazioni analoghe a quelle che abbiamo registrato nell'ultimo mese. Da capire quali si sarebbero rivolti a lui per ottenere il Green Pass senza vaccinarsi e quanti invece non sarebbero stati vaccinati, ma non per loro volontà. Il terzo! Ma sarà stato vaccino o no? Non so, a me non mi ha dato per niente noia. Cioè lei non ha sentito niente da terza? No, no, no. E tra i Novax che si sono rivolti a lui per ottenere il falso certificato, figurerebbero anche un'infermiera, uno psicologo, un'educatrice in servizio presso una RSA e il titolare di un ristorante fiorentino. Io sono d'accordo con questo medico che faceva queste cose. Perché? Perché secondo me faceva bene a non sottoporre la gente a una sperimentazione. Quindi lei questo fatto che ora sia agli arresti non lo condivide? Assolutamente no, ma sicuramente l'avvocato lo tirerà fuori. Stamani all'ambulatorio il via vai dei pazienti, chi per cambiare il medico, chi per accertarsi di aver ricevuto la vaccinazione e chi invece è rimasto sorpreso dalla vicenda. Allora, come, perché che è successo? È stato arrestato. Arrestato? Io non lo sapevo mica. Ero sua paziente a primi anni e lui è arrivato, poi ho cambiato dottore perché non è che mi piacesse molto. È meglio levarlo di via e mandarlo via. Però che era strano, io l'avevo visto.